congiunta di preghiera, di servizio ai poveri e di fiducia illimitata in Dio, è ricordato come il santo della provvidenza. In questo giorno in cui ricordiamo San Gaetano, in cui celebriamo la provvidenza di Dio, il suo amore per noi, vogliamo chiedere perdono per tutte le volte in cui non abbiamo accolto i doni di Dio, li abbiamo sciupati, e per tutte le volte in cui non siamo stati provvidenza per gli altri. Per Gesù invece è scelta, determinata di amare fino alla fine, di andare fino in fondo. È appunto il segno della fedeltà di Gesù, che non si ferma, ma è fedele. Allora, cipolla, olive, capperi e pomodori, staffa. Yeah.